Buongiorno a tutte le nostre spettatrici e ai nostri spettatori. 80 anni fa, il 10 giugno 1940, l'Italia monarchica e fascista dichiarava guerra alla Gran Bretagna e alla Francia. L'Italia entrava così nella Seconda Guerra Mondiale a fianco dell'alleato tedesco. Era una decisione che portava delle conseguenze tragiche per gli italiani, certo, ma anche per tanti popoli aggrediti dall'Italia fascista, gli sloveni, i croati, i montenegrini, i greci, senza dimenticare certo i francesi, i russi e gli stessi inglesi. Il paese non ha mai affrontato fino in fondo le sue responsabilità nella guerra, nello scatenamento della guerra. Non c'è stato un dibattito, sia le classi dirigenti, sia l'opinione pubblica hanno stentato ad approfondire questo momento, questa ricorrenza invece di grande significato. L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri ha dunque pensato di organizzare un incontro, un dibattito per favorire una discussione, un approfondimento su questo importante momento, su questa importante ricorrenza. E per farlo ha chiesto a due studiosi di grande prestigio, che vi presento, Lutz Klinkhammer e Nicola Labanca. Lutz Klinkhammer è vice direttore dell'Istituto Storico Germanico a Roma, è il principale studioso dell'occupazione tedesca dell'Italia, si è occupato di stragi naziste in Italia, ma si è occupato anche della questione di cui oggi parleremo. Ricordo ad esempio un suo importante libro intervista insieme a Enzo Collotti, Il fascismo e l'Italia in guerra, una conversazione fra storia e storiografia del 1995, e ricordo in particolare un volume che Lutz Klinkhammer ha curato insieme ad Amedeoski Guerrazzi e a Thomas Schlemmer, volume intitolato Die Achse im Krieg, Politik, Ideologie und Kriegsführung, cioè l'asse in guerra, politica, ideologia e condotta della guerra 1939-1945, pubblicato in tedesco nel 2010. Sono gli atti di un convegno, un importante convegno internazionale organizzato su questo tema dall'Istituto Storico Germanico. Non in ultimo ricordo che Lutz Klinkhammer ha fatto parte dal 2009 al 2012 della Commissione Storica Italo-Tedesca, istituita dai ministeri degli esteri italiano e tedesco proprio per affrontare le questioni relative alla seconda guerra mondiale fra i due paesi. Nicola Labanca insegna storia contemporanea all'Università di Siena, è direttore della rivista Italia Contemporanea, la rivista dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, è presidente del Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche Storico-Militari. Anche lui, studioso di fama internazionale, storico militare e storico del colonialismo italiano, ha fra i suoi principali interessi di ricerca il rapporto fra guerra, forze armate e società nell'Italia unita, lo studio della guerra totale novecentesca. Molto numerose e importanti sono le sue pubblicazioni sulla storia dell'espansione coloniale italiana. Ricordo solo a questo proposito il volume di sintesi Oltremare, appunto, storia dell'espansione italiana e coloniale italiana, pubblicato al Mulino nel 2002. Ricordo poi i suoi studi sulla prima guerra mondiale, in particolare quelli su Caporetto, ma Nicola Labanca vanta anche importanti lavori di ricerca sulla seconda guerra mondiale. Si è occupato degli internati militari italiani, di resistenza, la questione Cefalonia, di gruppi di combattimento. E anche ricordo un importante volume da lui curato sui bombardamenti alleati in Italia. Questi sono i nostri ospiti che ringrazio di cuore per aver accettato il nostro invito e comincerei da Lutz Klinkhammer. Circa un mese fa, in occasione della fine della Seconda Guerra Mondiale, cioè l'8 maggio 1945, il giorno della resa tedesca in Europa, il principale periodico tedesco, Der Spiegel, ha pubblicato un articolo
firmato dal ministro degli esteri tedesco Heiko Maas e da un importante storico tedesco Andreas Wirsching, direttore dell'Istituto della Storia Contemporanea di Monaco. Ebbene, in questo articolo aveva come titolo Nessuna politica senza storia e era importante perché i due, Maas e Wirsching, appunto, ribadivano la responsabilità della Germania per la Seconda Guerra Mondiale e per la Shoah. Addirittura si esprimevano in maniera molto, molto forte, no? Dicevano che chi mette in dubbio questa responsabilità e chiama in causa altri popoli come colpevoli, commette un'ingiustizia nei confronti delle vittime, strumentalizza la storia e divide l'Europa. Questo intervento come dire, a una direttrice sia europea, internazionale, sia una direttrice interna, cioè si pone nel contesto di un dibattito in Europa che è stato ad esempio anche rilanciato nel settembre scorso da una risoluzione del Parlamento europeo in cui alcuni affermano che la responsabilità dell'origine della guerra vada ricondotta al patto Ribbentrop-Molotov, appunto del 1939, e quindi in qualche modo così si distribuisce una quota di responsabilità anche sulle spalle dell'Unione Sovietica. Questo per quanto riguarda la dimensione europea internazionale in cui si colloca questa dichiarazione. Dall'altro lato, ovviamente, c'è una dimensione interna tedesca. Ci sono delle forze in Germania, come l'AfD, forze della nuova destra tedesca, che contestano l'atteggiamento autocritico della Germania, considerandolo frutto di una cultura della vergogna, e tendono in qualche modo a deresponsabilizzare la Germania per i crimini commessi. Ebbene, io partirei proprio, dopo questa lunga premessa, partirei proprio da qui e chiederei dunque a Lutz Klinkhammer di commentare questa dichiarazione di Maas e di Wirsching. Prego. Sì, salve a tutti. In effetti è un evento molto straordinario di leggere un intervento da un ministro degli esteri insieme ad uno dei massimi storici della Germania. E un intervento breve che è parte da una grande preoccupazione attuale. Quindi da un pericolo di un eventuale nuovo revisionismo. E questo ha chiaramente un riferimento alla politica interna tedesca degli ultimi anni con l'ascesa del partito della AfD che sta portando avanti internamente una lotta tra l'ala neonazista e l'ala conservatrice. E quindi questa dichiarazione ora che sull'8 maggio del 45 come giorno di liberazione per tutti i tedeschi, ma perché si trattava di una vittoria sull'ingiustizia nazista, e questa affermazione riprende in parte il famoso discorso del Presidente della Repubblica Richard von Weizsäcker nell'85, in occasione del 40° anniversario della fine della guerra, quando per la prima volta si parlò un presidente di liberazione per i tedeschi e una liberazione condivisa, questo sentimento condiviso dalla maggior parte della popolazione. Anche in quegli anni si trattò di un dibattito su un eventuale revisionismo tedesco. Il famoso Historikerstreit scatenato da Ernst Nolte con le sue affermazioni e la critica forte a queste posizioni fatte non solo da Jürgen Habermas, uno dei massimi filosofi tedeschi, ma anche dal fiorfiore della storiografia tedesca dell'epoca. Quindi questa dichiarazione attuale
da un lato vuole essere una sorta di baluardo contro un revisionismo tedesco, ma anche contro un revisionismo all'interno dell'Unione Europea, con diciamo, una certa, un ridimensionamento dei crimini nazisti nei confronti dei crimini dello stalinismo, oppure un'equiparazione, e contro questi atteggiamenti la dichiarazione di Maas e di Wirsching è molto chiara. D'altronde c'è questo riferimento all'identità politico storiografica tedesca di riconoscere la responsabilità per aver scatenato la Seconda Guerra Mondiale. Attenzione, qui c'è una differenza tra dal testo della dichiarazione e il titolo dato dal giornale Lo Spiegel, che parla di responsabilità esclusiva per la Seconda Guerra Mondiale, mentre l'articolo parla di responsabilità per aver scatenato con l'aggressione alla Polonia la Seconda Guerra Mondiale. E in effetti dobbiamo anche chiederci se non è eventualmente troppo centrato sul dibattito tedesco questa dichiarazione, perché si riferisce allo scatenamento della guerra in Europa, ovviamente non parla dell'Asia, e non parla neanche della guerra dell'Asse e della copartecipazione della guerra tedesca dalle forze dei paesi del tripartito. E quindi si vede che certamente qui si sottolinea la verità storica imprescindibile, cioè le verità imprescindibili per la società tedesca, e che sono la responsabilità per la Shoah, per il progetto di sterminio degli ebrei europei ad esclusiva responsabilità della Germania nazista, e qui si vuole mettere una diga forte contro ogni tipo di revisionismo. D'altronde bisogna vedere anche che la guerra combattuta dalla Germania nazista non era una guerra solitaria. Quindi dovremmo contestualizzare questa dichiarazione e nello stesso modo ampliare il discorso guardando anche ai paesi dell'Asse, della guerra dell'Asse. Grazie, grazie Lutz Klinkhammer. Come hai giustamente sottolineato, la guerra della Germania nazista non era una guerra solitaria. Ecco, allora passerei a Nicola Labanca e chiederei a Nicola Labanca di affrontare il caso italiano, quindi concentrarci adesso sul 10 giugno 1940, la decisione di Mussolini di partecipare alla Seconda Guerra Mondiale, di entrare nella Seconda Guerra Mondiale, che ancora da molti in Italia viene considerata, parlo di opinione pubblica, no? non certo degli storici, considerata semplicemente il frutto di un calcolo rivelatosi poi errato. Ma quali sono davvero le responsabilità dell'Italia di Mussolini nella Seconda Guerra Mondiale, nello scatenamento della Seconda Guerra Mondiale? Quindi cercherei di appunto analizzare il ruolo italiano partendo dal 1940, ma non restando sul 1940. Grazie. Ha ragione Lutz Klinkhammer quando definisce questo breve articolo un articolo straordinario, molto molto importante, da cui noi italiani potremmo imparare qualcosa, ma su questo vorrei tornare nel finire del mio discorso. Parto su quello che stiamo leggendo in questi giorni sulla stampa, quello che sentiamo in televisione, quello che rivediamo su internet intorno all'ingresso dell'Italia in guerra, che Benito Mussolini volle dal balcone di Palazzo Venezia declamare nel giugno del 40. Ora, indubbiamente, quella fu una data che cambia la storia degli italiani e per certo verso anche la storia d'Europa. Però rifuggirei un po' dalla tentazione di
avvicinare, accostare l'intervento in guerra al giugno 40, perché l'Italia era già in guerra, come tutta l'Europa era già in guerra, quantomeno dal 39. E forse l'Italia era in guerra non con operazioni militari, qui la differenza fondamentale, ma l'Italia era già in guerra da molti anni. Gli storici stanno ridiscutendo un po' le cronologie, senza sovvertirle, ma per cercare di capirle meglio, per piegarla al senso comune che cambia nel corso del tempo. Allora, la Prima Guerra Mondiale, molti storici sostengono che non iniziò nel 14, ma che iniziò un po' prima, perché la conflittualità interimperialistica già aveva messo una serie di condizioni da cui era difficile uscire se non con una guerra. Quindi le operazioni iniziano anche della Prima Guerra Mondiale nel 14, per l'Italia nel 15, ma il clima di guerra, ma lo scivolamento verso la guerra, senza nessun meccanicismo, senza nessuna forzatura, però era precedente. Lo stesso dovremmo dire per quanto riguarda la Seconda Guerra Mondiale. Sicuramente l'Italia respirava un clima di guerra già dall'estate del 1939, quando era chiarissimo che la Germania avrebbe scatenato quel conflitto, che poi dopo avrebbe trascinato tutti quanti. E in particolare chi, come l'Italia fascista, non poteva rimanere estraneo. Dopo aver marciato affiancati nel patto d'acciaio, dopo aver ambedue questi regimi, e il regime italiano prima del regime tedesco, aver iniziato a sovvertire, a minare, a ostacolare il progetto di pace della Società delle Nazioni uscito dalla Prima Guerra Mondiale, l'entrata in guerra potrebbe essere anticipata per tutta l'Europa, non l'entrata nelle operazioni militari. Questo rimane quello che abbiamo detto. E in questo caso la responsabilità nei confronti dell'Europa è principalmente tedesca, per la straordinaria forza che la Germania e la Germania nazista aveva rispetto all'Italia fascista, ma da sola la Germania nazista non avrebbe potuto fare la guerra, e infatti aveva bisogno di alleanze, e chi, come il fascismo italiano di Mussolini, aveva anticipato la sovversione della pace dopo i trattati di Versailles, che per questo si chiamavano regimi revisionisti, quello italiano e poi quello tedesco, evidentemente si era entrati da un certo momento in poi. Gli storici discutono qual è questo momento. Alcuni sostengono la guerra d'Etiopia, alcuni sostengono il patto d'acciaio. Sicuramente, ripeto, la guerra era iniziata un po' prima e il fascismo c'era dentro. Non poteva il fascismo italiano non entrare in guerra, non entrare nelle operazioni. Avrebbe fallito di fronte agli italiani la propaganda ventennale di un regime revisionista, militarista e bellicista. Inoltre non poteva rimanere fuori dalla guerra. Qui Mussolini, dal suo conto, dal suo punto di vista, aveva ragione, non poteva essere una Svizzera centuplicata l'Italia fascista. E per questo, diciamo così, dall'estate del 39, quando i militari dissero chiaro a Mussolini: non ci sono i mezzi per entrare in guerra, abbiamo ancora bisogno di anni, e fino al giugno 40 fu una discesa non obbligatoria, ma sicuramente prevedibile. Se posso aggiungere due parole solo sulle responsabilità che mi sono state chieste. Beh, intanto non direi responsabilità italiane, ma direi responsabilità fasciste, perché era il regime fascista che voleva la guerra. Per quanto riguarda gli italiani, gli stessi rilevatori di opinione pubblica, soprattutto dopo il 38, osservavano che gli italiani non volevano la guerra, non volevano le guerre, erano molto fiduciosi. Poi, una volta a operazioni iniziate con la travolgente avanzata delle forze armate naziste in tutta Europa, allora è evidente che qualche italiano si convince, come si era erroneamente convinto Mussolini. Però le responsabilità rimangono in capo al fascismo, prima ancora che gli italiani. Gli italiani avevano un'altra responsabilità, di aver accettato la nascita di un regime totalitario. E quando un regime totalitario nasce, è piuttosto difficile farlo finire.
e i casi italiani, tedesco e persino sovietico lo dimostrano assai bene. E l'altra questione sugli studi recenti sulle responsabilità, beh, diciamo così, io ricordo tre nomi di storici, uno è stato appena menzionato, Enzo Collotti, già molti anni fa. Collotti ricordava le responsabilità del fascismo italiano. E recentemente alcuni storici, perché c'è dibattito nella storiografia italiana, hanno voluto un po' sminuire le responsabilità. Un grosso libro recente di Eugenio Di Rienzo su Ciano in fondo, diciamo così, contribuisce a questa interpretazione. Mi piace, se ho ancora un secondo e con cui chiudo, invece citare letteralmente, vorrei leggerlo perché mi pare un pezzo esemplare, di Emilio Gentile, uscito pochi giorni fa, in cui spiega come mai, forse aveva fatto anche Gentile, in una sintonia con Enzo Collotti notevolissima, e dice: il Duce non aveva dubbi sulla vittoria dell'asse. La immaginava già colorata sul mappamondo l'espansione italiana in Europa, nel Mediterraneo e in Africa. Pensò anche ai conti in sospeso con la monarchia subdola, i generali bugiardi, la borghesia egoista, la popolazione recalcitrante alla rigenerazione totalitaria. Incoronato con la gloria e la potenza di una nuova e più grande vittoria, avrebbe usato il pugno di ferro per eliminare questi pesi morti e avrebbe saldato i conti anche con la Chiesa e rafforzato l'orgoglio razzista e l'antisemitismo inculcati dal fascismo negli italiani. Mi sembra una affermazione assolutamente condivisibile. Non fu un errato calcolo, non è una responsabilità da minimizzare. Qui ci sono 20 anni di regime che il Mussolini, il Duce, si gioca in pochi giorni. Grazie Nicola Labanca. E abbiamo parlato nell'ultima parte del tuo intervento, hai parlato della storiografia, hai citato un passaggio molto, molto lucido di Gentile, e chiederei ora anche a Lutz Klinkhammer allora un giudizio sulla storiografia, quella magari italiana che ha citato Nicola Labanca, ma anche la storiografia europea, internazionale, sulla Seconda Guerra Mondiale, sull'alleanza italo-tedesca, sulle responsabilità italiane. Io avevo appunto ricordato all'inizio della presentazione il volume sull'asse in guerra che tu hai curato appunto nel 2010, e quello faceva già il punto della storiografia. Vorrei capire se in questi 10 anni, siamo nel 2020, appunto sono passati 10 anni da quel volume, ci sono state delle novità storiografiche, dei nuovi approcci. Comunque, ecco, fare il punto, ti chiederei se è possibile fare il punto sulla storiografia su questo tema, ovviamente un tema molto vasto, necessariamente dovremmo essere sintetici, però l'invito appunto a così a focalizzare l'attenzione su questo aspetto della storiografia. Ti ringrazio. La questione della storiografia è un argomento vastissimo, ovviamente, e qui abbiamo poco tempo a disposizione. Vorrei fare una premessa, cioè naturalmente privilegierei un po' la prospettiva della storiografia tedesca, ma comunque a mio avviso le linee interpretative generali sono state già determinate con il processo di Norimberga, e con la fondamentale esclusione di punire gli italiani fascisti, e con una sorta di premiazione dell'8 settembre, della co-belligeranza con gli alleati, anche se all'epoca non venne percepita così dagli italiani, ma questo ha permesso da parte italiana la rimozione delle colpe della Seconda Guerra Mondiale. Quindi la storiografia, anche quella più recente, ha sempre privilegiato altri temi. Cioè, l'entrata in guerra non stava proprio nel centro dell'attenzione. C'è una sorta di nuova storiografia di lingua tedesca, direi, piuttosto che tedesca, perché si tratta di pubblicazioni
non solo da cittadini della Germania federale tedesca, ma anche svizzeri, austriaci, però anche qualche etiope che ha pubblicato in lingua tedesca. E questo filone ha privilegiato da un lato gli aspetti ideologici dell'avvicinamento italo-tedesco, fascista, nazista, e qui potremmo elencare una serie di pubblicazioni, che però non vorrei fare adesso una rassegna storiografica, e d'altronde c'è un'attenzione molto forte sugli anni della Repubblica Sociale, 43-45. Tra il comune impegno nella guerra civile spagnola e la Repubblica Sociale, soprattutto gli anni dal 39 al 41, sono stati meno studiati, a mio avviso. Poche eccezioni, come un libro di Malte König che ha tematizzato proprio la concorrenza intrinseca tra il regime fascista e quello nazista, nonostante una cooperazione militare. E poi c'è una sorta di storiografia tedesca più giovane che ha esaminato anche le politiche d'occupazione nazista in Jugoslavia, nella Jugoslavia frantumata, la politica di snazionalizzazione della Germania in Slovenia, nell'Alto Adige. Questi erano gli argomenti che riprendono la storiografia tedesca molto forte sull'Italia fascista, sul regime fascista, soprattutto nella sua fase di affermazione. E qui potremmo citare Wolfgang Schieder come uno dei massimi esponenti di questo interesse. E poi la questione della fine di questa alleanza durante la Repubblica Sociale. A mio avviso è anche un problema delle fonti che dobbiamo affrontare, perché Francesco Rossi e Pietro Badoglio poterono scrivere nelle loro memorie senza contraddittorio con Mussolini quello che è successo nella riunione con Mussolini. E le pubblicazioni memorialistiche condizionano ancora la storiografia, almeno nelle sue linee generali di orientamento, oppure il presunto piano dei Savoia di sostituire Mussolini con Ciano nel marzo del 40, piano rivelato nel 1963 dall'ex principe Umberto, per non parlare del fatto che manca ancora un'edizione critica dei diari di Galeazzo Ciano. Quindi è una serie di problematiche che deve affrontare la storiografia e si basa da un lato sulla memorialistica, dall'altro sulle linee generali politiche stabilite dai vincitori nel 45. Quindi quello che a mio avviso manca sarebbe un nuovo rinnovato interesse, non nel senso di una storiografia militare classica o storia politica classica, ma un intreccio tra storia politica, diplomatica e militare e anche economica, che potrebbe dare una nuova prospettiva. Comunque, a mio avviso, quello che diceva Nicola Labanca prima è di centrale importanza: quella guerra dell'asse, appunto, non inizia nel 1940, c'è un impegno e anche una coobbligazione ideologica e mentale che traspare anche da tutte le comunicazioni che partirono dall'Italia verso la Germania. E vediamo anche nei discorsi tra Mussolini e Göring nell'aprile del 39, come il periodo pensato di dover ancora aspettare fino all'entrata in guerra si riduce con ogni colloquio con i tedeschi
di un certo livello, di una certa importanza politica. Quindi i famosi 3 anni che sono scritti, erano scritti nel Memoriale Cavallero, però perché non furono scritti già nel Patto d'Acciaio stesso, no? In questi 3 anni nel colloquio con Göring si riducono a 2, e così Mussolini riduce in continuazione il tempo necessario per la preparazione italiana in guerra. Ma non vuol dire che la decisione proprio viene presa poche settimane prima del 10 giugno, alla luce soltanto della stravittoria delle truppe tedesche nei paesi scandinavi prima, per non parlare della Polonia, e poi anche nell'Occidente, Belgio, Olanda, Lussemburgo e poi la Francia. Non è soltanto una decisione machiavellica dell'ultimo momento, ma c'è anche qualcosa di ideologico che parte molto prima e dobbiamo tenerlo presente. Grazie, sono perfettamente d'accordo con queste osservazioni di Lutz Klinkhammer. E ora, per avviarci alla parte conclusiva del nostro dialogo, io così ripartirei un po' dall'inizio, nel senso, noi abbiamo citato inizialmente questo articolo di Maas, di un ministro degli esteri, di un politico e di uno storico, che è un articolo che si inserisce in un dibattito pubblico. E vorrei allora proprio concentrare ora la nostra attenzione e invitarvi a riflettere sul rapporto che esiste fra storia, opinione pubblica e diciamo, chiederei di nuovo a Klinkhammer quindi di affrontare questo nodo. Lui ha fatto parte della commissione storica italo-tedesca e uno dei mandati alla base di questa commissione è stato quello di provare a superare degli stereotipi che in qualche modo, stereotipi legati all'esperienza della guerra, che hanno avuto e hanno tuttora delle ripercussioni negative sulle relazioni fra i due paesi. Gli stereotipi, mi ricordo l'ex ambasciatore tedesco Michael Steiner, quando presentò la commissione, parlò degli stereotipi che si sentono al bar dell'angolo. Nel caso della Germania, questi stereotipi relativi all'alleanza con l'Italia, alla partecipazione italiana alla Seconda Guerra Mondiale, erano grosso modo prevalentemente legati al mito della Wehrmacht pulita, no? Quindi l'idea che le forze armate tedesche regolari in Italia avessero combattuto una guerra appunto pulita, non viziata da crimini di guerra, da lesioni del diritto internazionale, e che quindi i crimini fossero stati commessi solo dai nazisti. E l'altro grande stereotipo, mito negativo, era quello del tradimento italiano. Allora, fra l'altro, proprio tu prima hai citato, Lutz, l'importanza della memorialistica e quanto la memorialistica degli anni 50-60 ha condizionato e continua tuttora a condizionare il giudizio storiografico. A proposito del mito della Wehrmacht pulita, potremmo parlare delle memorie di Albert Kesselring, ad esempio, no? E quindi, ecco, mi fa piacere chiederti allora, secondo te, qual è oggi in Germania l'orientamento dell'opinione pubblica, il senso comune storico nei confronti dell'alleanza di guerra italo-tedesca, se ancora agiscono questi stereotipi di cui abbiamo parlato e che la commissione di cui hai fatto parte, diciamo, rispetto ai quali la commissione doveva provare a escogitare, mettiamole così, delle strategie di neutralizzazione. Non so se sono andate tutte in porto, ma appunto chi meglio di te mi può rispondere, ci può rispondere a questa questione. Prego. Sì, Albert Kesselring era sicuramente uno che non aveva percepito l'8 maggio del 45 un senso di liberazione, ma le sue memorie si intitolano Soldato fino all'ultimo giorno, quindi uno che ha combattuto
oltre alla morte di Hitler stesso. E queste memorie hanno avuto un'importanza, e non a caso la dichiarazione di Maas e di Wirsching ribadisce molto fortemente e chiaramente che non possiamo sostituire il mito con la storia, quindi vogliono assolutamente evitare i vecchi miti come quello che tu hai citato, Filippo, il mito della Wehrmacht senza una macchia, la Wehrmacht che avrebbe combattuto una guerra d'onore in Occidente, no? E questo mito è crollato, e si trattava di uno primo spartiacque molto importante nel 95 con la mostra in Germania sui crimini delle forze armate tedesche nell'est europeo. Mancava il fronte italiano, però in una serie di libri e nel dibattito successivo è venuto fuori anche il tema delle stragi commesse non solo dall'SS ma anche dalla Wehrmacht in Italia, e parallelamente c'è stato il processo contro Prick e la scoperta dell'armadio della Vergogna. Quindi questi anni, a metà anni 90, erano importantissimi. Poi anche la vecchia generazione, cioè i reduci della guerra, della Seconda Guerra Mondiale, in buona parte stavano scomparendo in quel decennio. Quindi hanno perso anche un'importanza, non potevano più influenzare così tanto l'opinione pubblica tedesca. Certamente a livello di chiacchiere da bar continuano alcuni degli stereotipi, questo fa parte, cioè, di tutti gli stereotipi che sono ovviamente non possono essere sradicati, comunque con le visite. Quindi a livello di alta politica, con le visite dei presidenti della Repubblica Tedesca, Rau a Mazzabotto, Gauck a Sant'Anastazema, Steinmeier a Vinca, è stato riconosciuto la colpa tedesca, la responsabilità morale per i crimini commessi in Italia, e Maas nell'articolo sottolinea questo molto fortemente, che questa responsabilità morale, questa consapevolezza è diventata ragion di Stato tedesca, e non deve più partire una guerra da solo tedesco perché sappiamo dei crimini commessi in passato. Un'altra cosa è il contenzioso tra gli stati e sui conti in sospeso e la questione degli indennizzi, che ha portato i due stati al Tribunale dell'Aia e ha portato anche alla istituzione di questa commissione degli storici italo-tedesca. È una sorta di contraddizione, se vogliamo, tra l'eredità giuridico-finanziaria della Germania da un lato e la consapevolezza morale che bisogna tenere conto delle colpe e agire politicamente nella direzione del riconoscimento di questa colpa come anche linea guida per la politica di oggi, per evitare ogni tipo di revisionismo. E quindi questo l'apparizione dell'AfD e soprattutto di un'ala intransigente dell'AfD ha in qualche modo preoccupato la politica, ma anche una buona parte della società, degli storici tedeschi, e come se questo spartiacque degli anni 90 dovrebbe essere messo in forse oggi. E vorrei ricordare l'affermazione di Alexander Gauland, che è il capogruppo al Parlamento tedesco, che aveva in un raduno aveva definito il nazionalsocialismo come una cacca di uccello nella gloriosa storia millenaria della Germania. E contro affermazioni di questo tipo
si allea la politica e anche la storia per sottolineare quali sono le verità storiche imprescindibili. E questo si trova in una sorta di conflitto con le memorie di altri paesi d'Europa, quindi soprattutto con i paesi d'Europa orientale. E alla fine dell'articolo Maas e Wirsching sottolineano una via di uscita per riconciliare le memorie contrastanti con questo assunto tedesco sulla ragion di Stato che si basa sulla colpa nazista. E questa riconciliazione consiste in tre elementi che vorrei ripetere, citare qui, concludendo, di accettare anche la prospettiva degli altri, integrarla nella propria prospettiva, però non confondere il livello tra vittime e carnefici e soprattutto non il livello tra mito e verità storica. E solo accettando percezioni, quindi la storia delle esperienze che è stata sottolineata molto fortemente dalla Commissione degli storici italo-tedesca, come un modo di riconciliare le prospettive divergenti sul vissuto proprio, senza però rinunciare all'elemento di fondo che è appunto una distinzione netta tra carnefici e vittime, soprattutto per quanto riguarda l'Olocausto, la Shoah, e non confondere il livello tra ricostruzione storiografica che segue tutti i prerequisiti della nostra scienza e mito che viene diffuso a livello di opinione pubblica e a livello di chiacchiera e che influenza naturalmente ancora oggi in maniera molto forte il dibattito pubblico. E quindi bisogna certamente, e questo è l'appello in qualche modo di Maas e di Wirsching, anche cercare di far capire ai paesi dell'est europeo la prospettiva tedesca, questa prospettiva tedesca, non solo a forze politiche interne. Grazie mille davvero Lutz. E Nicola, abbiamo visto come la Germania continui, no, a mobilitarsi, la politica, gli intellettuali, gli storici, l'opinione pubblica si confronta con le responsabilità del nazismo. Ecco, cercando di distinguere appunto fra miti e verità storica. Ecco, in Italia, qual è la situazione italiana? La sensazione è che ancora ci siano molti, in circolazione molti miti, ad esempio appunto quello che Mussolini avrebbe fatto un sacco di cose buone e poi per caso ha compiuto questo errore esiziale, no? Di scendere in guerra a fianco della Germania sbagliando un calcolo. Cioè ci sono, mi sembra, ancora molti miti e anche una incapacità di attivare un confronto, un dibattito che coinvolga le istituzioni, coinvolga gli intellettuali, gli studiosi e l'opinione pubblica. Che cosa ne pensi? Il rapporto tra storia, intesa come ricerca storica, mito e politica è sempre molto delicato e molto stretto. Pensiamo in Germania l'uso strumentale che Hitler e il nazismo fece di miti sul passato nazionale. E davvero ritornare al documento, al breve intervento di Maas, Wirsching, è importante in questo senso, senza alcuna sudditanza di un paese rispetto all'altro, perché l'Europa non ha bisogno di questo.
ha bisogno però di assunzioni di responsabilità, ognuno per la propria parte, e riconoscere quando qualcun altro fa un gesto di straordinaria rilevanza. E come aveva detto Klinghammer all'inizio, concordo che questo piccolo, breve articolo è un articolo per certi versi straordinario. Vorrei ricordarne due passaggi che mi sono rimasti molto importanti e che potrebbero insegnare qualcosa agli italiani. Quando si dice, appunto, è stato già ricordato, che il pensiero razionale non va sacrificato ai miti nazionali, in un'ottica di tipo revisionistica, ma soprattutto quando si afferma che autocritica e fiducia in se stessi sono interdipendenti. È una breve frase, però vuol dire che non è necessario essere boriosi di un passato nazionale quando questo può avere al proprio interno dei veleni assai, assai rischiosi. E nel caso italiano è il ridimensionamento delle responsabilità italiane la questione maggiore, il mito maggiore. Ripeto, la responsabilità principale stava in capo alla Germania, perché l'Italia da sola non avrebbe potuto sovvertire, nemmeno tentare di sovvertire l'ordine europeo, ma l'Italia fascista assecondò la Germania, Mussolini assecondò la Germania in questo sogno sbagliato, in questo incubo per tutti gli europei. E il fatto che un ministro degli esteri e il responsabile del principale istituto di studi storici in Germania si siano messi insieme per scrivere poche righe è veramente un insegnamento. Quando avverrà ciò in Italia? Quando il ministro degli esteri, non voglio scegliere io l'istituto, anche se voi capite, l'ho bene in mente, quando il ministro degli esteri e il responsabile scientifico, il presidente, il direttore di un grande istituto si mettono insieme e ricordano le responsabilità del proprio paese? Qui devo dire, c'è una considerazione da fare: il nostro essere specialisti di alcune tematiche della storia non deve trascinarci a dimenticare che in realtà per gli europei di oggi la Seconda Guerra Mondiale si allontana e quindi è sempre meno importante per la vita quotidiana degli europei, che viene sfruttata ora qui, ora là, eccetera. Ma nel momento in cui si parla di responsabilità nazionale, anche se sono in capo a un regime e non ad un popolo, credo che mettere insieme la massima responsabilità politica e la massima responsabilità scientifica sia un insegnamento importante. Ripeto, senza nessuna sudditanza, perché, come è stato appena ricordato proprio da Klinghammer, tranne isolatissimi casi, gli storici tedeschi hanno studiato pochissimo la storia del fascismo italiano sino agli anni 90, come lui stesso ha riconosciuto. C'erano esemplari studiosi prima di quella data, ma erano veramente un piccolo numero. D'altro canto, gli storici italiani, che avrebbero dovuto studiare la storia del proprio paese, beh, spesso nel fare la storia del fascismo si fermavano alle origini o si fermavano al 38-39. La guerra era esclusa come un orpello casuale. E invece proprio gli storici militari hanno ricordato che era intrinseca all'ideologia del fascismo, non può essere scorporata. Bene, quindi la responsabilità è comune in forme diverse, ma è comune. Molte cose sono state fatte, ma molte cose sono ancora da farsi. Ad esempio, la commissione storica mista italo-tedesca ha studiato molte cose, non ha centrato il punto principale per la quale era stata convocata, cioè la sorte degli internati militari italiani e un'eventuale compensazione per questo. Compensazione che alcuni ritenevano economica, molti invece ormai ritenevano morale. Quindi, diciamo, in una prospettiva europea comune non abbiamo l'uno da prendere lezioni dall'altro, ma diciamo così, insieme possiamo superare molti ritardi che abbiamo. Ritornando invece al documento tedesco, all'articolo del ministro e dello storico tedesco, sottolineo questo punto, cioè di lasciare da parte i miti nazionali, che sono miti di un passato,
e di studiare con grande attenzione la storia fuori da contingenze, fuori da influenze politiche anche attuali. La storia agli storici, la politica ai politici, i miti nazionali releghiamoli in un passato, perché spesso questi miti nazionali, questi miti dell'interesse nazionale hanno fatto più danni in Germania, in Italia e così via, e rimaniamo come italiani in fiduciosa attesa che un esponente del governo e un esponente della comunità scientifica si trovino insieme e scrivano un articolo come quello che in Germania è stato fatto. Grazie, grazie Nicola, restiamo anche noi, anch'io in fiduciosa attesa, e intanto voglio veramente esprimere ringraziamento più sincero da parte dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri ai nostri due ospiti, Luz Klinkhammer e Nicola Labanca, che hanno animato questo bel confronto a tutto campo, direi, sul significato del 10 giugno 1940. Spero che sia l'inizio di un confronto fra storici e opinione pubblica che l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, per quanto gli compete, cercherà appunto sempre di favorire. E quindi spero di potervi dare presto, diciamo, appuntamento ad un nuovo incontro con noi. Grazie a tutti.